Carrasco, più grande del mondo, il comune di Pesaro per Valentino Rossi. Tra musica e coriandoli in piazzale D'Annunzio a Pesaro è stato inaugurato un casco gigante per omaggiare la carriera di Valentino Rossi, lo sportivo che ha fatto emozionare milioni di persone in tutto il mondo. Non c'è spazio qui, troppo vicino. Bravi, è entrato, non ci credo. Non ci posso credere. Alto 6 metri, largo 4 per 400 kg, l'opera da record è stata realizzata da un'azienda di Riccione grazie ad un'idea di Massimiliano Santini. Bello, mi piace, sì. Bello e... Sono sempre stato un grande appassionato di caschi, quindi è una bellissima idea. E abbiamo deciso di fare questa grafica qui, ce ne sono state tante famose, diciamo, durante la mia carriera, però a me questa piace molto. E poi c'è scritto Valentino Rossi dietro, quindi si riconosce che è il mio, ecco. Per l'amministrazione comunale l'installazione artistica potrà diventare un simbolo attrattivo per quanto riguarda il turismo sportivo legato al fenomeno Valentino, ma anche per accogliere tanti curiosi o appassionati. Pesaro è terra di piloti e motori, è la culla della storica Benelli, del Museo Morbidelli e sarà la prima e unica città italiana ad accogliere il Museo Nazionale della Motocicletta. Abbiamo sempre creduto in lui e nel suo immenso talento, ha commentato il sindaco Matteo Ricci, che ha ricordato l'affetto reciproco tra il 9 volte campione del mondo e il suo territorio. Infatti, ha aggiunto il primo cittadino, quando abbiamo deciso di giocarci la grande sfida della capitale della cultura, Valentino è stato uno dei testimonial principali della nostra candidatura. Sono contento perché per me Pesaro è molto, molto importante, perché mio papà è di Pesaro, poi i miei genitori si sono conosciuti a Pesaro e dopo, vabbè, io sono cresciuto a Tavuglia, ma vengo tante volte qua, mi alleno sempre qua, quindi è la mia seconda casa, quindi sono molto, molto contento che mi abbiano dedicato questo cascone. È bello, mi piace.